Avete pensato anche degli interventi in collaborazione con le scuole paritarie? Sì, assolutamente sì. Con le scuole dell'infanzia paritarie abbiamo stipulato recentemente una nuova convenzione, questa volta biennale, non come le ultime che erano annuali, così da garantire insomma anche post elezioni 2024 una tranquillità per almeno un anno, a prescindere da chi sarà poi eletto alle scuole dell'infanzia paritarie. Che prevede un contributo economico molto sostanzioso. Infatti, il Comune di Albino per queste due annualità erogherà circa 150.000 euro, in modo particolare per il prossimo anno 153.000, in quanto daremo 720 euro a bambino, o meglio, daremo 720 euro ad ogni scuola per ogni bambino iscritto residente, e questo consentirà di mantenere le rette calmierate. Anche questo è molto importante perché nella fascia 0-3 è fondamentale che i bambini frequentino le scuole dell'infanzia perché comunque svolgono delle attività di socializzazione e anche di apprendimento che saranno poi utili nella scuola primaria. Oltre a questo, stiamo per stipulare nuovamente due convenzioni con i nidi privati della San Giovanni Battista e della Beata Pierina Morosini di Fiobbio, per garantire ulteriori 35 posti di asilo nido allo stesso prezzo dell'asilo nido comunale, portando circa 90 i posti di nido nel territorio del comune di Albino a prezzo calmierato. Anche questo, insomma, una particolare attenzione alle famiglie che hanno appunto figli molto piccoli, in quanto crediamo, insomma, che sia fondamentale sostenere la genitorialità.